L'ONU accoglie un ospite d'eccezione. È Paolo VI che tiene un discorso davanti all'Assemblea. È il 4 ottobre del 1965. L'alpinismo italiano è in auge. Emergono nuovi nomi come Walter Bonatti, Carlo Mauri, Cesare Maestri e altri che portano a compimento imprese di primissimo livello internazionale. Walter Bonatti, nel 1953, ancora ventenne, ha compiuto la prima salita invernale della Est del Cervino con Roberto Bignami. Il suo curriculum si arricchisce ogni anno di nuove imprese, dalle solitarie invernali della Nord del Cervino ai Dru, a spedizioni extraeuropee come quella vittoriosa al Gascher Brun 4, conquistato con Carlo Mauri. Sono con loro Tony Gobbi, Bepi De Francesco, Giuseppe Oberto, il dottor Zeni, Bosco Maraini e il capo spedizione Riccardo Cassin. Al Giro di Francia del 65, Felice Gimondi, confermandosi campione di alta classe, vince il Tour. Il mattino del 4 novembre 1966, Firenze vive il suo grande dramma. Dopo giorni e giorni di pioggia, l'Arno supera i limiti di sicurezza e invade piazze e vie di Firenze. Le immagini drammatiche diffuse dalla televisione non riescono a dare un quadro reale di ciò che accade in città. 107 i morti, 9 i dispersi, numerosi i feriti. I danni al patrimonio artistico sono incalcolabili. Un vero cataclisma si è abbattuto su una delle più belle città del mondo. Anche altre regioni d'Italia vengono colpite dall'alluvione con gravi danni. Sono gli anni del vero boom della motorizzazione. La Fiat firma un accordo con l'Unione Sovietica per la costruzione di uno stabilimento per la fabbricazione di auto a Togliatti Grad. Vediamo Valletta per l'occasione con un foulard rosso al collo assieme al delegato russo e poi alla firma dell'accordo. Nino Benvenuti, stella nascente del pugilato italiano alle Olimpiadi di Roma, è campione del mondo dei medi nel 65 e 67. Si sono pure affermati in quegli anni Mario D'Agata nei Gallo nel 56, Duilio Loi nei Leggeri nel 60, Mazzinghi nei Medi nel 63, Salvatore Burruni nei Mosca nel 65, Sandro Lo Popolo, Superleggero, nel 66. Vediamo Nino Benvenuti che conquista la cintura di campione del mondo a New York battendo Emile Griffith. Un altro campione emergente è Bruno Arcari, che diventerà campione del mondo dei superleggeri nel 1970. Assistiamo ad un suo incontro che susciterà polemiche per la squalifica dell'avversario. Il grande campione dei pesi massimi Primo Carnera, abbandonato il pugilato, lotta nel catch. Lo fa per sbarcare il lunario, ma è sulla via del declino. Nel 67 ritornerà gravemente ammalato in patria, per morire a Sequals, il suo paese, vicino a Udine. Il 6 settembre 1966, in un attentato di terroristi sudtirolesi a Malga Sasso, perdono la vita 4 guardie di finanza italiane. Le vittime fra le forze dell'ordine non si contano più. In un crimine mafioso a Ciaculli, in Sicilia, vengono uccisi 7 carabinieri. Al terrorismo e alla mafia fa eco la delinquenza. La cosiddetta Banda Cavallero, dopo una rapina, semina terrore per le strade di Milano. I 3 banditi vengono arrestati. Siamo alla soglia degli anni di piombo. Anche in Italia, come in altri paesi, esplode la contestazione. Scaturito da moventi logici, il movimento si scatena in una rabbia provocatoria. Gli studenti occupano gli atenei, processano i professori, passano alla violenza. I moti, spinti dagli estremismi politici, portano scompiglio nel paese. Non pochi leader di partito vengono coinvolti. I governi che si avvicendano ripetutamente non sanno far fronte agli eventi. La democrazia è in pericolo. Si parla anche di un colpo di Stato. Ma fortunatamente il paese saprà uscire da questa situazione senza compromettere il suo domani. Alle Olimpiadi del Messico, gli italiani conquistano solo 3 medaglie d'oro. La prima col ciclista Vianelli, che vince la gara individuale su strada. La seconda con i canottieri del Due con Renzo Samb e Primo Baran. E la terza con Klaus Di Biasi, vincitore nella gara dei tuffi da 10 metri. Di Biasi si meriterà anche l'argento nei tuffi da 3 metri.
la cinematografia comincia a sentire la concorrenza della televisione, specialmente nei servizi di attualità. Ma l'industria cinematografica italiana si pone comunque ai primi posti a livello internazionale. Gli stabilimenti di sviluppo e stampa romani sono apprezzati anche dagli americani. Negli anni 50 Milano organizza una sua Cinelandia, ma la culla della cinematografia italiana rimarrà sempre a Roma. Sull'esempio del Festival di Venezia nascono altre manifestazioni cinematografiche settoriali. Al Festival Internazionale Film della Montagna e dell'Esplorazione di Trento, nato all'inizio degli anni 50, risultano iscritti 100 film provenienti da tutte le parti del mondo. L'Italia ha fatto un balzo in avanti che ci viene invidiato da tutti. È ormai un paese dinamico e produttivo che lascia perplessi anche i più qualificati economisti. Con tutti i nostri difetti, senza risorse del sottosuolo, in balia del terrorismo e di una classe dirigente politica che non riesce a formare governi che siano tali, l'Italia conquista il mondo con i suoi prodotti e con la sua creatività. Nel breve volgere di due lustri, afferma il politologo Ernesto Galli della Loggia, il paese, sospinto da una crescita mai vista del proprio apparato produttivo, ha mutato completamente volto e anima. L'Italia è presente sul mercato internazionale in tutti i settori industriali. In campo chimico e fisico si evidenzia con brevetti e ritrovati. Giulio Natta ottiene in laboratorio il propilene isotattico ed è premio Nobel per la fisica nel 63. Le aziende farmaceutiche italiane si espandono in molti paesi con filiali e stabilimenti. La nostra siderurgia non teme confronti. Come molti altri settori dell'industria pesante, non solo sopravvive ai continui scioperi, ma consegue successi imprevedibili. L'industria automobilistica, dopo un periodo contrastato da vertenze sindacali pesanti, assume un nuovo assetto organizzativo e aumenta la produzione. Esplode l'era del computer e la IBM costruisce stabilimenti nel nostro paese. Americani e giapponesi scoprono il nostro miracolo economico e investono in Italia. A livello governativo prendono vita iniziative populiste che dovrebbero aumentare il benessere generale, come le partecipazioni statali e il piano Vanoni, con esiti discutibili. La lira si afferma malgrado la sprovvedutezza dei nostri governi. In borsa non si avverte l'instabilità della nostra economia denunciata dagli scettici. L'evolversi dell'aviazione ha accorciato le distanze e i rapporti internazionali si moltiplicano. È in ascesa anche la nostra esportazione. Alcuni denigratori stranieri affermano che il nostro miracolo economico è un bluff che scoppierà presto come una bolla di sapone. Negli anni 80 però dovranno prendere atto del secondo miracolo economico italiano. Esportiamo anche lavoro, tecnologie e progetti. I più grandi gruppi italiani come l'Impresit e l'Impregilo si aggiudicano appalti all'estero, come la costruzione della diga di Cariba, strade, oleodotti e altre grandi opere. Il traforo del Monte Bianco e l'autostrada del Brennero sono due imprese avviate e portate a termine in questi anni. Vengono superate notevoli difficoltà costruttive a causa della complessa conformazione del nostro territorio. Gallerie e viadotti spianano montagne e scavalcano valli, aprendo moderne arterie per la nuova Europa. Il CNEN, Centro Nazionale per l'Energia Nucleare, nato nel 1952, ha sviluppato un notevole piano di ricerche. Si porrà all'avanguardia anche nella robotizzazione. All'inizio degli anni 60 sperimenta questo robot per la manipolazione a distanza. La perfezione dei movimenti fa pensare ai robot americani o giapponesi degli anni 80.
in campo tessile è in atto un boom inaspettato. Non è raro che stoffe di biella vengano importate in Inghilterra, timbrate da case inglesi ed esportate come prodotti made in England. Sta prendendo piede il made in Italy anche nella moda. Nel giro di pochi anni i nostri stilisti supereranno i maestri francesi. Gli stessi giapponesi, imitatori di tutto, catturano le immagini di sfilate di moda italiana per copiare i modelli e produrli in serie. Anche nella conciatura si afferma lo stile italiano e non è raro che quotati coiffeur francesi vengano a sbirciare i nostri concorsi anche per ispirarsi. Little Tony e il suo complesso furoreggiano in tutta Italia. Nella seconda metà degli anni 60 il ballo dei giovani è lo shake. I gruppi orchestrali si moltiplicano. Quello di Renato Carosone si esibisce addirittura alla Carnegie Hall e passerà di mano a Gegé Di Giacomo, batterista del complesso. Sono iniziati gli anni del dissenso e sembra che disordini e scontri sanguinosi compromettano il domani della nuova Italia. Ma la spinta del progresso non si arresta. Ora, nel malcontento dei dimostranti ci sono motivazioni più politiche che economico-sociali. La lotta sindacale ha conseguito negli anni 60 risultati positivi e il tenore di vita è notevolmente migliorato. La benzina costa 120 lire al litro. Il notevole sviluppo dei mezzi di comunicazione agevola il flusso turistico di stranieri nel nostro paese. Le nostre bellezze naturali e artistiche richiamano ora anche americani e giapponesi, con un buon apporto di valuta per la nostra bilancia economica. La cucina italiana, posta un tempo dopo quella francese e cinese, è ora rivalutata al primo posto da molti buongustai internazionali. Nonostante lo scetticismo iniziale e la precarietà dei nostri governi, il prestigio dell'Italia all'estero si consolida. Il Made in Italy è apprezzato ovunque. Simbolo dello stile italiano, l'Amerigo Vespucci, nave scuola della nostra Marina Militare, salpa i mari, ammirata in tutti i porti del mondo. La nostra pattuglia acrobatica, considerata la migliore del mondo per perfezione e temerarietà, traccia nei cieli i colori della nostra bandiera.